Non devi cantare, Matteo. Non è singa-song della radio DJ. Siccome l'abbiamo sentita 100 volte, allora, me la rendo a Maria Antonietta da Monte Rotondo. Ciao, Zeppi. Ciao, Maria Antonietta. Come va? Bene, ti devo ringraziare perché quando ho delle giornate un po' nere sono contenta la sera di vederti perché ho detto adesso sicuramente sorriderò. E invece no, non è successo, dalla tono che hai oggi non ce l'abbiamo fatta, evidente a tutti, è ancora un'aria mesta, diciamo, Maria Antonietta. No, no, non è vero, non è vero. Compita, compita, non mesta. Convintissima. Sorda anche però magari, però convinta, convinta. Convinta. Convinta, è convinta, è convinta e gioiosa. Quanti anni hai, Mari? 62, sono una nonna. Sì, una nonna in pensione. Allora, Maria Antonietta, raccontaci, ti do del tu perché questa voce me lo consente, e raccontaci di quella volta che s'accente e l'hai pagata cara. Allora, viaggio a Parigi con mio marito e vi dico subito, non facciamo i soliti turisti, prendiamo un bel libro, qualcosa di arte che ci ricorda Parigi. E alla frontiera francese si fermano, la polizia mi apre tutto e anche il bel pacchetto con il libro, che io pensavo un bel libro. Come lo apre? Un uomo nudo, super dotato. No, scusate, avete chiuso il telefono in faccia a una che... chi l'aveva comprato questo libro con l'uomo nudo super dotato? Fullin, sei stato a Parigi di recente? Oh, assolutamente no! Assolutamente, ci sono delle pubblicazioni molto pericolose. Io voglio un alibi per il viaggio di Maria Antonietta, quando Maria Antonietta era a Parigi col marito. Allora, Marcella da Capoterra, una mia conterranea. Marcella? Ciao, Jessy. Ciao, Marcella, quanti anni hai? Io ho 60 anni e guarda, oggi non potevo fare a meno di chiamarti. Lo so, ogni tanto una quelle urgenze. Ti devo delle scuse personali. Oddio, Io... L'anno scorso a teatro ti ho chiesto un autografo e ti ho fatto firmare il libro di Severgnini. Allora devi delle scuse a lui forse allora, non a me. No, ma ho anche il suo autografo. Ah, perché però, tu... Però dai, mi sento in colpa nei tuoi confronti. Ma perché no. Perché avevo sotto mano il tuo libro. E beh, era la presentazione del libro di Beppe Severgnini, sarebbe stato poco gentile venire col mio libro in mano. Sì. Quindi, essendo noi sardi educati, hai fatto bene. No, addirittura, gli avete chiuso il telefono sì, in faccia. Sì, spietati, è perché c'è il tempo che scorre, noi va dobbiamo bene. Fare allora, il G-game. Marcella, ti devo delle scuse io perché abbiamo gente con la mano pesante qua vicino al telefono.